Inaugurata ad inizio maggio, la nuova parete per arrampicata dell'Associazione Sportiva Carchilio Strocchi rappresenta un'eccellenza del nostro territorio. La parete più alta della Romagna, una parete divenuta indispensabile per gli allenamenti dei vari giovanissimi atleti, visto anche i risultati, sempre più importanti, ottenuti con titoli regionali, nazionali e mondiali. Non a caso, il responsabile tecnico della società, Aldo Reggi, è anche l'allenatore della Nazionale Speed, disciplina dove appunto Faenza sta ottenendo le soddisfazioni maggiori. Titoli che acquistano un'ulteriore importanza se si pensa che la società è nata solamente una quindicina di anni fa. È perché l'inizio negli anni 2000 che si è iniziato come attività presso la scuola Strocchi, prima solo internamente alla scuola, ma poi anche per stimolo a livello ministeriale è stato possibile aprirsi al territorio, proprio fondando un'associazione sportiva tra genitori, insegnanti e allievi della scuola e non. In questi anni si è sviluppata molto la partecipazione e in modo parallelo anche la possibilità di attrezzare sempre con pareti più moderne, con attrezzature all'avanguardia e la stessa attività. La stagione è partita un mesetto fa, abbiamo Ludovico Vossali, che è appunto il campione del mondo in carica under 20, che ha vinto la prima ed è arrivato secondo nella seconda tappa di Coppa Italia. Abbiamo altri ragazzi che sono andati a medaglie d'argento e di bronzo sabato scorso a Tarnów in Polonia per la prima gara di Coppa Europa giovanile, e il 27 qui proprio nella nostra struttura ci sarà la terza prova di Coppa Italia. È stata inaugurata appunto da poche settimane questa nuova parete. Che caratteristiche ha e che cosa rappresenta per la vostra associazione? Allora, è una parete omologata per la velocità, per la speed, che come caratteristica deve essere alta almeno 15 metri, a 5 gradi in negativo e deve avere due vie parallele uguali che permettono di fare gli scontri diretti fra gli atleti che in questa disciplina particolare, in cui conta ovviamente arrivare primi. Per noi è stato molto importante, in quanto è da anni che abbiamo degli atleti di interesse nazionale. Abbiamo attualmente nelle nostre file il campione del mondo under 20. Il problema era che con la palestra interna era alta solo 8 metri, quindi potevamo allenarci solo i ragazzi a pezzi praticamente, e un paio di volte al mese ci dovevamo recare a Trento, perché la palestra è più vicina, per potersi allenare. Avendo questa parete in casa, finalmente potremo risparmiare innanzitutto tutto il tempo da andare così lontano per allenarci, e soprattutto gli allenamenti saranno anche più fruttuosi perché saranno anche maggiori come numero. Chiedevo un attimo quanti ragazzi avete nella vostra associazione. Allora, i tesserati sono circa 200 in questo momento qui, di cui il 50% sono ragazzi sotto i 18 anni.